Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È semplicemente una battuta, diciamo, generica, però il presidente Gravina, secondo me, ha detto delle cose molto gravi, perché quando si pensa che il denaro superi la legge e che sia giusto, evidentemente, parlare di certi errori, se sei ricco sei meglio dei poveri, secondo me hai sbagliato completamente linea. Cioè, poi, i ricchi sono quelli della Juve. Mi scusi, ma la frase che dice: certo, non si può eliminare una squadra che produce milioni di euro perché la legge deve adattarsi, oggi è andata bene così, per me evidentemente sei una persona che stai nel posto sbagliato. Poi posso essere condannato a tutto quello che tutti desiderano, ma io spero in un'Italia dove i soldi non fanno la misura della giustizia per le persone. Quindi per me Gravina ha detto delle cose errate e in amicizia gli ho fatto una battuta. Per me devi cambiare spacciatore. Detto questo, Gravina ha cominciato un'operazione con la FIGC, ma io penso che venderò evidentemente la squadra di calcio, quindi sa che me ne frega di non andare in panchina. Per quanto riguarda invece il resto, quando arriveremo fra 2 o 3 anni che un giudice darà ragione a Gravina, mi divertirò nel capire che la giustizia italiana pensa che uno possa dire liberamente che chi ha soldi vale più di chi non ha soldi. Ma insomma, immagino, non penso che pensasse questo il presidente Gravina in tutto questo. Naturalmente la questione Juve è una questione difficilissima. Secondo me sono stati fatti dei casini micidiali, togli ma i punti, metti i punti, non con niente. L'Inter, con no, un'ultima Milan, cosa, mi perdoni, Bandecchi, ma lei quindi vende la squadra perché non vuole più stare in questo calcio? Cioè non le guardi, piace? Io non ho mai adorato particolarmente il mondo del calcio italiano, perché sinceramente non mi sembra contornato di persone, come dire, da frequentare. Però lei l'ha comprata la squadra, mica io. Lo so, però mi scusi, tutti nella vita fanno un errore. Ho preso una squadra. Ok, ho capito, Detto questo, io vendo la squadra perché mi è stato detto dalla destra ternana che sarei incompatibile. Quindi non dovendo e non volendo dimettermi come sindaco, perché ho già segnato la strada di Alternativa Popolare, vendo la ternana. Poi comprerò un'altra squadra dall'altra parte. Chiarissimo. Animato da passione civile, Bandecchi, francamente. Poi sento Luca che voleva commentare. Voleva...